Così si gioca solo in paradiso. La frase pronunciata da Fulvio Bernardini, allenatore del Bologna dei Miracoli, campione d'Italia nel 1964, oggi calza a pennello. La regina è sbocciata con l'arrivo della primavera. Dopo quasi 2 mesi di carestia, la Ben di Drago si sveglia finalmente dal torpore e dà una lezione di calcio ad un Catania arrogante. 90 minuti di spettacolo, divertimento allo stato puro, aggressività, pressing, una qualità di gioco mai vista in questa stagione. Ci avrà messo anche un po' troppo Drago a dare un'identità alla sua creatura, ma ne è valsa la pena. Il 3-0 con cui la regina asfalta gli etnei di Novellino resterà scolpito nella memoria dei tifosi amaranto, perché così si gioca solo in paradiso. Mai vista una superiorità così schiacciante. Il Catania, reduce da 2 vittorie consecutive, l'ultima ottenuta proprio contro la capolista Juve Stabia, ne esce ridimensionato con le ossa rotte. La presunzione, che brutta bestia, pensava di giocare sul velluto, la terza della classe, pensava bastasse la qualità di un organico costruito per stravincere il campionato. Non aveva fatto i conti con una regina indemoniata, capace di vincere tutti i duelli e in ogni zona del campo. La classica partita perfetta, insomma, con il Catania annichilito e persino ridicolizzato da una regina trasformata anche sotto il profilo atletico. Potere della sosta, Drago finirà col benedirla. Ecco il suo calcio, il calcio che fece innamorare i tifosi del Crotone. Un calcio fatto di personalità, palla che viaggia sugli esterni, verticalizzazioni, fluidità di manovra. Novellino ci capisce poco o nulla. La scelta di affidarsi ad un inedito 3-5-2 si rivela un flop. La regina, che all'appuntamento si presenta senza Baclé squalificato, risponde con un 4-3-1-2 destinato a diventare un marchio di fabbrica, con Bellomo restituito al ruolo di trequartista alle spalle di Strambelli e Dumbia e Marino, De Falco e Zibert a fare legni in mezzo al campo. Ma la vera novità è a sinistra, dove Drago ripesca Seminara e il giovane esterno risponde con una prestazione sontuosa, anche se a dire il vero è tutta la regina a viaggiare a ritmi impressionanti. Consonne e Gasparetto non sbagliano un colpo e con Fente vive così un pomeriggio di assoluta tranquillità. Per Pisser, invece, la domenica si trasforma presto in incubo. La regina ci mette 13 minuti appena per dare il via alle danze. La rasoiata di Strambelli su assist di uno scatenato Dumbia e la miccia che fa esplodere il granillo e manda in tilt un Catania nervoso, lento, impacciato e che appare sulle gambe. Impossibile tenere il passo di questa regina che nella ripresa chiude i conti. Prima è Dumbia a procurarsi così un calcio di rigore che Bellomo realizza con freddezza. Poi, pochi minuti più tardi, tocca ancora a Strambelli tirare fuori dal cilindro il pezzo classico del suo repertorio. Palla sotto l'incrocio e il granillo per poco non viene giù. Il resto è pura accademia, con il Catania che chiude in 10 per l'espulsione di Curiale, costretto a subire l'onta del torello con tanto di olè dei 10.000 tifosi amaranto. L'umiliazione più grande per Novellino e per i 300 tifosi rossazzurri. Per Gallo è la prima grande vittoria da presidente. Una vittoria da celebrare così, con un tweet che è la sintesi perfetta di una giornata da ricordare.